Il più forte Shaka della Vergine. Shaka della Vergine? Shaka della Vergine? Io sono allibito. Qui lo dico e qui non lo nego. Mi assumo le responsabilità di quello che dico. Sono stufo di leggere eresie sul web. È colpa dei fanboy di Shaka che dicono che è l'uomo più vicino a Dio. Perché non posso dire che è una stronzata? Ritenerlo dai poteri divini per questo è sbagliato, profondamente errato. È chiaramente una travisazione del significato originale. Perché non posso dirlo? Ma è stato l'autore a presentarlo così, come l'uomo più vicino a Dio. Ma che c'entra? È ovvio che si doveva intendere per la sua forte spiritualità, perché i suoi poteri sono legati alla tradizione buddista. È sempre lì seduto a meditare come un santone. Ma su Wikipedia c'è scritto che è la reincarnazione di Buddha, un dio, quindi è per forza il cavaliere d'oro più forte. Nel manga c'è? Avete verificato se anche il manga dice così? È così a prescindere. Perché a prescindere? Perché Wikipedia dice sempre la verità, è il dizionario di tutologia dell'internet. Ah sì? Ah sì? Nella pagina che parla di Shaka dei Gemelli c'è scritto, proprio, guarda un po', che è Shaka il cavaliere più forte della sua generazione. C'è anche scritto che la sua parte malvagia ha sfidato gli dei, ritenendosi più forte. Sì, ma sto dicendo che queste cose lei pubblicamente non le può dire. Ma chi lo stabilisce? Chi lo stabilì? Io sul mio profilo devo essere libero di dire quel cazzo che voglio, mi scusi il francese. Non lo stabilisce lei che cosa posso o non posso dire quando scrivo il mio blog sulla tazza del cesso. Le ricordiamo che lei ha firmato un contratto vincolante. Noi la riempiamo di milioni per fare un po' il pagliaccio. Qualche recatina di culo ben piazzata qua e là, qualche marchetta, qualche furbata millennial friendly per attirare migliaia di mocciosi e rifilargli qualche paccottiglia ben marketizzata e basta. Non può permettersi di dire sempre quello che vuole, specialmente se potrebbe scontentare migliaia di persone. Ho solo scritto che Shaka è più forte di Shaka su Facebook. Non ho certo osato dare dell'inadeguata a una ragazza che in un commento definiva gli uomini di oggi tutti gay o mentecatti. È ovvio che mi avrebbero bloccato in quel caso, e me lo sarei anche meritato, dalla parte delle donne sempre comunque, anche se quel commento era al tempo stesso immeritatamente omofobo, misandrico, e le sarebbe valso un permanent ban, se la legge fosse applicata in ugual modo per tutti. Lei comunque non può dire quelle cose. È una gran stronzata. Noi siamo in difficoltà. Moltissimi sono del segno della Vergine. E si sa che oggi tutti si offendono per tutto. Se la legheranno al dito per sempre. Ma se la gente è tutta idiota, come può essere un problema mio? Mi state dicendo che nonostante Wikipedia abbia già reso noto a tutti che Shaka sia il cavaliere d'oro più forte, io non posso comunque scriverlo su Facebook? Assolutamente sì. Perché diavolo non posso dire la verità? Perché su Facebook c'è una grande fanbase di Shaka. Non possiamo perdere credibilità ai loro occhi e bruciare quella fetta di mercato. Nonostante sia già noto a chiunque che Shaka sia il cavaliere più forte, io non posso dirlo? Nonostante nel mio testo non sia presente turpiloquio, non ci siano bestemmie, non ci sia Beppe Grillo, non ci sia l'olio di palma e non ci siano minacce di morte alla Meloni. Riporto solo fatti. Sono imbarazzato per voi, davvero. Sono veramente imbarazzato per voi.